Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Vi distogliamo dalla settimana di Sanremo, ma oggi è una giornata molto importante anche per la politica italiana, per la politica che poi attraversa ovviamente con le diramazioni di tutti i territori, perché oggi è la giornata in cui Sergio Mattarella ha giurato di fatto per il nuovo mandato da Presidente della Repubblica, da capo dello Stato, di fronte alle Camere riunite, di fronte al Parlamento riunito. Ed è stato un momento molto importante, come di fatto lo è ogni passaggio istituzionale come questo, ma anche per i contenuti di fatto di quello che è stato il messaggio di Sergio Mattarella, che ha parlato di moltissime cose. Alcune le sviscereremo, cercheremo di entrare nel merito delle sue parole, ma cercheremo anche, soprattutto in questa puntata, di capire che cosa sta succedendo nei partiti, nelle coalizioni, nelle alleanze, perché di fatto il passaggio del Quirinale la settimana scorsa è stata una settimana difficile per tanti partiti, da una parte appunto quelli riuniti, che si ritrovano in Parlamento, ma dall'altra parte anche sui territori, e già qualcuno oggi mette in discussione alcune alleanze anche in vista delle elezioni amministrative che si terranno anche in Toscana, in alcune città importanti. Vi presento subito i miei ospiti, mi fa molto piacere avere in studio intanto il vice segretario del Partito Democratico Massimiliano Piccini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera e bentornato Sandro Rogari, politologo, grazie per essere con noi. Buonasera. E buonasera Elisa Tozzi, che è consigliera regionale del gruppo Misto. Buonasera e Buonasera a tutti. benvenuta. Grazie. In collegamento con noi abbiamo anche il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che saluto e ringrazio davvero. Grazie sindaco, buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera a voi. Allora, io farei così, partirei dalle parole iniziali di Mattarella, che forse in qualche modo sono quelle che tra una virgola e l'altra hanno chiarito anche quello che è stato anche il suo stato d'animo in una settimana convulsa, quella che poi ha portato alla sua rielezione. L'incipit del suo discorso oggi è cominciato così, sentiamo. Il mio pensiero in questo momento è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani di ogni età, di ogni regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico e in particolare a quelli più in sofferenza che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese, impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me. Ed eccolo qua, travagliati per tutti, anche per me, dice Mattarella, insomma fa un po' il paio con quanto aveva detto, avevo altri piani, no? La prima dichiarazione poi è stato un po' il titolo anche dei giornali nell'accettare il secondo mandato, la chiamata da parte del Parlamento. Vorrei partire da Sandro Rogari su questo perché il passaggio non è stato scontato, no? Una settimana difficile quella per la politica italiana. La scorsa si è conclusa in un modo che per il Paese, insomma, al Paese piace molto perché Mattarella è un presidente molto molto amato, ma mi pare di capire che i partiti poi ne sono usciti abbastanza compromessi, spappolati, insomma, soprattutto nelle coalizioni, nelle alleanze, nelle amicizie, diciamo così. Sì, ora entriamo in un anno, siamo già entrati in un anno elettorale e quindi il richiamo del Presidente alla convergenza, alla collaborazione, alla solidarietà, temo, spero di essere contraddetto, che non saranno poi molto seguiti. Però, siccome spesso e volentieri viene fatto il paragone con il secondo mandato napolitano, che si è concluso, come sappiamo, nel 15, io direi che ci sono profonde differenze, perché il secondo mandato napolitano, anzitutto, la prima differenza è che Napolitano nel discorso di secondo insediamento ha richiamato, diciamo così, alla provvisorietà della sua rielezione, al fatto che in quella determinata contingenza, per motivi specifici, era opportuno e lui stesso è addivenuto a questa soluzione, ma è una soluzione contingente.
Nel suo rigore costituzionale, Mattarella si è ben guardato dal fare un riferimento di questo genere, quindi ha espresso i suoi timori e il senso di sacrificio personale che l'ha indotto ad accettare la carica, ma nel momento in cui l'ha accettata è una carica piena, certo. Quindi è una carica di 7 anni. Il terzo elemento da non trascurare, che è talmente conclamata la crisi del sistema dei partiti, che la figura del capo dello Stato si staglia come una figura assolutamente superiore, percepita anche dall'opinione pubblica come un'entità diversa e lontana, anche perché proprio Mattarella ha accettato questo. Se vogliamo usare un paradosso, direi che con tutta l'assoluta lealtà al testo della Costituzione da parte di Mattarella, Mattarella ha fatto partire veramente la Seconda Repubblica con questo suo discorso. Il suo discorso è un discorso di indirizzo politico, molto alto, ma di indirizzo politico. Ci arriviamo su questo. Quanto, secondo lei, Elisa Tozzi, verrà recepito, è stato recepito e verrà recepito? 55 le pause degli applausi, diciamo, che ci sono state durante il discorso, di una 40ina di minuti di Mattarella, sarebbe stato molto più breve se non ci fossero state tante standing ovation e tanti applausi legittimi e ovviamente attesi, però di fronte a un Parlamento che poi di fatto, insomma, nelle forze politiche, nelle sue diramazioni politiche in quanto partiti, non è riuscito a decidere, per cui ci si è rifugiati di fatto nello status quo. Poi molti dicono che ci sia stata una scollatura tra il Parlamento abbia, diciamo, così, seguito la volontà del Paese mentre i leader politici siano andati in un'altra parte. Lei che ne pensa? Ma io devo dire che la scorsa settimana, un po' come tutti, l'ho vissuta in modo molto surreale, perché sono state giornate in cui si è visto di tutto, in cui onestamente, da persona che in questo momento rappresenta le istituzioni, ma che crede fortemente nelle istituzioni e nel sistema, in un sistema che credo oggi soprattutto deve necessariamente migliorarsi nelle proprie dinamiche, nei propri valori, nei propri contenuti. Quello che abbiamo visto è essenzialmente il fallimento di questo sforzo di miglioramento che tanti cittadini si aspettavano. Noi siamo abituati a vedere negli ultimi tempi una politica che spesso è ridotta a tifo da stadio, no? Dove c'è una contrapposizione di leader, spesso con toni forti, dove si privilegiano forme anche di comunicazione che spesso esasperano anche gli animi. Ecco, tutto questo condensato si è poi riversato in una situazione che era diventata ingestibile, tra veti, ripicche, situazioni che poi hanno messo anche in imbarazzo. Pensiamo alla seconda carica dello Stato, che è stata buttata nell'agone, come dire, anche in un modo un po' così, quasi di ripicca, non si è capito bene. In tutto questo è vero. Si è prestata anche comunque alla prova. Sì, però ecco, quando ci si aspetta una prova di maturità in quelle situazioni e tu vedi che clamorosamente fallisce, e allora tu non hai altro da fare che appigliarti a quei due personaggi, che sono ora Mattarella e anche il presidente Draghi, che in questo momento garantiscono a questo paese una tenuta economica, sociale e anche di credibilità internazionale. Era una scelta inevitabile a quel punto. Arrivo subito da Massimiliano Pescini, voglio passare però dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, tra l'altro i sindaci ricordati anche, no, da Mattarella nel suo discorso per quanto riguarda, insomma, anche l'attuazione poi di diciamo il baluardo politico sul territorio, ma anche l'attuazione poi di tante misure che riguarderanno il PNRR, insomma i recovery plan, i fondi che dovranno arrivare sul territorio. Lei, come dire, si professa sindaco civico, no? Per eccellenza, diciamo così, al di là dei partiti. Che giudizio dà dei partiti in questo passaggio istituzionale? Ma che sia sancita in maniera inequivocabile la crisi dei partiti con questo ultimo passaggio, devo dire che è sotto gli occhi di tutti. Io però considero i partiti un elemento essenziale della nostra società e di sviluppo civico e politico. Poi naturalmente ognuno di noi ha le proprie storie e soprattutto ha le proprie applicazioni pratiche sui territori. Ma negare la valenza dei corpi intermedi, dei partiti, credo sia assolutamente sbagliato. Quindi partendo da lì, io credo che sia fondamentale, essenziale, ricostruirli questi partiti, ricostruirli su,
su una metodologia diversa, che, devo dire la verità, il presidente Mattarella ha in qualche modo, come dire, individuato e suggerito. Perché quando lui ha fatto questo corollario grande, cioè questo perimetro europeo, dentro ci ha messo un sacco di ingredienti. Uno in particolare che a me ha molto colpito, ed è quello della, lui l'ha definita, se non vado errato, stagione della partecipazione. È proprio l'evidenza che ha voluto fare ai medici, in particolare naturalmente a coloro che si sono dati da fare in questi 2 anni drammatici, ha voluto ricordare anche i sindaci insieme alle forze dell'ordine. E questo, devo dire la verità, a me ha fatto molto piacere, perché noi abbiamo passato e stiamo passando, devo dire, periodi veramente complicati, perché inevitabilmente siamo coloro che hanno a che fare con le gioie e i dolori dei cittadini, in questo caso purtroppo con i dolori. Ecco, lui ha voluto ricordare la stagione della partecipazione, e quindi io credo che i partiti spesso siano molto molto lontani dalla realtà, siano molto occupati nelle beghe interne magari di correnti, nei personalismi, e siano probabilmente sempre più staccati da quella che è la realtà. La realtà che probabilmente in maniera ovvia coloro che si occupano di enti locali e quindi sono più vicini ai cittadini, quella realtà con la quale hanno a che fare tutti i giorni. La conosco meglio. No, aspetta un attimo, perché volevo su questo sentire anche Massimiliano Pescini, sul ruolo dei partiti, poi magari dopo lo sentiamo Mattarella, ce lo abbiamo l'estratto in cui parla dei partiti e dei corpi intermedi, dell'importanza che hanno, però va da sé, insomma, risponda lei a Del Ghingro, ha ragione, non ha ragione, nel senso c'è un problema nei partiti, vanno rifondati, vanno ricostruiti, bisogna lasciare le correnti da una parte, tema molto complicato soprattutto nel Partito Democratico, insomma è animato, no, da molte sensibilità diverse. Ma i partiti, buonasera innanzitutto, i partiti nell'analisi anche del Presidente della Repubblica, che poi magari sentiremo, sono parte fondante della, non solo del dettato costituzionale, ma della società italiana, insieme ai corpi intermedi. Giorgio De Ghingaro ricordava quello che ha detto il Presidente Mattarella e ha sottolineato una cosa: senza corpi intermedi, senza partiti, cioè senza le parti sociali e senza quelle che sono definite nell'articolo 49 le strutture fondanti della democrazia in Italia, cioè i partiti, le persone sono più sole. E senza i corpi intermedi la democrazia rischia, perché Mattarella ha fatto, tra le tante cose importanti che ha detto, ha fatto anche un ragionamento importante e netto, con il tono mite che lo contraddistingue, ma molto netto, che ha detto oggi, io condivido quello che ha detto il professor Rogari, è un indirizzo politico, è un discorso di indirizzo politico, questo non è un discorso da cerimoniale. Facciamo così, in questo indirizzo politico Mattarella ha voluto dire chiaramente: i partiti devono cambiare, ha riaffermato con grande forza la centralità del Parlamento, cosa che nelle previsioni della vigilia non era scontata, e ha riaffermato con forza l'idea, in un'analisi molto importante, la grande garanzia che ha una democrazia quando decide, ma decide in modo partecipato, perché decide meglio rispetto alla dittatura. Ha fatto un grande ragionamento sul Allora facciamo così, lo sentiamo Mattarella sui partiti, all'estratto numero 3, perché del Parlamento parleremo dopo, ma adesso restiamo un po' su questo, poi torneremo anche sui temi un pochino più alti, più lontani, diciamo così, dalla Toscana, ma l'estratto numero 3 è proprio quello che riguarda i partiti. In parte è già stato detto, sono già state dette le parole di Mattarella, ma lo sentiamo dal diretto interessato, diciamo così, sentiamo. La qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono in misura non marginale dalla capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. I partiti sono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Deve il cittadino poter fare affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e insieme la propria appartenenza alla Repubblica. Il Parlamento ha davanti a sé
un compito di grande importanza, perché attraverso nuove regole può favorire una stagione di partecipazione. Le ridò la parola alla Pescino per concludere, però ci riporti il discorso anche per quanto riguarda il Partito Democratico e anche nella nostra Toscana, perché poi se c'è questo sentimento, Mattarella insomma dice sta al Parlamento per quanto riguarda le regole, sta ai partiti per, il compito di allenare il confronto, ha detto lui, e favorire la partecipazione, in che modo lo si fa in Toscana dal suo punto di vista, dal vostro osservatorio? Il confronto lo si allena anche nell'inclusione di idee che possono essere talora anche diverse, dentro non un contenitore di potere, ma dentro una grande forza che sa superare le differenze di partenza per poi portarle con valori condivisi a una azione politica o legislativa o amministrativa. Poi sono diversi i campi di azione. I partiti hanno dinanzi a sé una complessità che oggi, dinanzi a strutture indebolite dopo la Prima Repubblica, appare ancora più nella sua urgenza, e cioè l'urgente compito dei partiti è quello di riformare se stessi senza eliminare il confronto interno. I partiti della Prima Repubblica, chi più chi meno, anche chi aveva al suo interno meccanismi non propriamente di democrazia rappresentativa, era fatto di sensibilità, i ragionamenti. Solitamente chi è contro le correnti è perché vuole semplicemente affermare la sua di corrente. Okay. Solitamente democrazia sì. Funziona nei partiti, funziona così. Quando io sento qualcuno dire che è contro le correnti, penso subito che solitamente ragioni della sua idea, e quella è sbagliata in un grande partito. E solitamente ci si indovina quando si sente questi ragionamenti. Quindi meglio che ci sia confronto interno, che le correnti non siano luoghi di potere ma di confronto, e i partiti sappiano che il potere e la gestione delle cose è semplicemente un mezzo. Senta, il fine è altro, mai pensare ad altro che al bene comune. Mattarella, con questo enorme discorso che ha fatto, in cui ha detto 18 volte la parola, una delle parole più belle della lingua italiana, è dignità, ci ha ricordato che ci sono temi fondamentali e valori fondamentali. Siamo a quell'altezza, oppure i cittadini poi ce lo dimostrano non andando a votare con disaffezione. O con disaffezione profonda. Rifaccio un giro rapidissimo. Rogari, volevo chiedere una cosa, no? Perché poi, come dire, il sistema dei partiti, poi torneremo anche in Toscana, parleremo della Lega, ovviamente di Fratelli d'Italia, voglio sentire Giorgio Del Ghingaro, insomma, anche su questo tema, però le chiedo una domanda, se vuole un po' in più di sistema. Cos'è che oggi mette in difficoltà i partiti, secondo lei, rispetto a qualche tempo fa? Cioè, mancano delle colonne portanti a livello ideologico, secondo lei? Poi nella sinistra se ne è parlato a lungo, no? Che probabilmente sono cambiate anche le emergenze sociali, e forse il centro-sinistra non è riuscito a intercettare certe cose. La destra si è spostata su una dimensione nazionalista in maniera molto forte, anche in Italia, laddove la Lega invece aveva tutt'altra formazione. Insomma, che cosa sta succedendo ai partiti in Italia, e perché come dire, non riescono a intercettare o a avere quella funzione che ha ricordato Mattarella? Ma i partiti, se facciamo il paragone con i partiti della Prima Repubblica, dobbiamo tenere presente che i partiti della Prima Repubblica avevano due grandi poli di riferimento: il sistema ideale o ideologia, che dir si voglia, di richiamo, e il connotato storico, la storicità, da dove veniamo, chi siamo, qual è stato il nostro percorso, qual è la nostra visione della società. Chi vuole, chi si riconosce in questo, viene da noi. Finita nell'età post-ideologica e nell'età del presentismo assolutizzato, ormai penso che sia difficile trovare anche un giovane nella scuola che abbia passione per la storia, perché sembra che la storia sia qualcosa che non debba essere più letta e studiata. Quindi i partiti hanno perso questi due riferimenti. Non si rendono conto, comunque non hanno accettato fino in fondo di perderli, soprattutto il sistema ideologico, e quindi tendono a costruirsi alcuni riferimenti ideologici che vengono dal passato ma che non sono sentiti dalla gente. Cioè, il problema dei partiti italiani è non aver rovesciato l'ordine dei fattori. È il mio popolo a cui io devo, col quale io devo dialogare, nel quale io devo risiedere, che mi deve dare quelle che sono le aspirazioni, i sentimenti, e io devo trovare la sintesi. Ecco.
Fino a che non si raggiungerà questo tipo di approccio, non sarà risolto il problema della crisi dei partiti. Mi sembra cristallina e lapalissiana. Allora ci fermiamo qualche istante, torneremo tra poco, voglio sentire Tozzi, voglio sentire Del Ghingaro, torneremo a parlare di questi temi, scenderemo anche sulle tematiche locali, ci sono delle partite importanti che riguardano anche le amministrazioni comunali in Toscana nel 2022, vedremo come ci arrivano le alleanze e le coalizioni. Qualche istante di pausa e poi torniamo in studio, restate con noi. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Ma a che serve la migliore tecnologia se non la usiamo per migliorare anche noi? Cucinare a distanza. Per allontanarsi dai luoghi comuni. Connettersi da ovunque. Per ritrovare il proprio posto. Costruire un cinema in casa. Per raccontare una storia diversa. Scrivere a 400 amici. Per avere 800 mani. Ecco cosa può fare la tecnologia. Migliorare la nostra vita e migliorare anche noi. Euronics, un mondo più avanti. Difendiamo la vostra spesa quotidiana dai rincari. Più di 200 prodotti Coop a prezzi protetti. La Coop sei tu. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Sono il dottor Nicola Paoleschi, da oltre 30 anni mi occupo del sorriso e della salute dei denti vostri e della vostra famiglia. Nei nostri centri risolviamo i casi complessi con le tecniche più moderne, meno invasive e non ultimo a costi accessibili a tutti. Studi dentistici Nicola Paoleschi, la tecnica unita all'esperienza. Bentornati in studio. Allora, siamo partiti ovviamente dalle parole del Presidente Mattarella, che ha rivolto oggi al Paese di fatto l'insediamento per il secondo mandato da Capo dello Stato. Siamo arrivati però rapidamente ai partiti, parleremo di questo, poi nell'ultima parte ritorneremo a parlare anche del ruolo del Parlamento. Allora, qui c'è una consigliera regionale, Elisa Tozzi, che insomma è stata candidata, eletta con la Lega e poi ha deciso di lasciare quel partito. Il perché ora ce lo spiegherà rapidamente, ma soprattutto insomma, voglio capire se è in qualche modo paradigmatico di una situazione peculiare che succede così o se effettivamente c'è qualcosa di più sistemico, diciamo così, perché la Lega in realtà qualche defezione l'ha avuta negli ultimi tempi, non soltanto da parte della Tozzi, ma insomma da parte di altri consiglieri. Tra l'altro, partiamo proprio dalle parole del responsabile dell'organizzazione della Lega in Toscana, Andrea Barabotti, era qui la settimana scorsa, abbiamo proprio rivolto la domanda rispetto a lei, Elisa Tozzi, e rispetto agli altri che hanno deciso di lasciare il partito, e Barabotti ha risposto così. Sentiamo. Qualcuno ha lasciato il vostro progetto sì, della Lega? Sì, certo, tanti per l'amor del cielo hanno lasciato il progetto della Lega perché la Lega ha cambiato pelle. La Lega ha fatto un percorso e ha deciso coscientemente e responsabilmente di entrare all'interno del governo Draghi, perché noi non facciamo politica per consenso.
La nostra finalità non anche è quello. Anche il consenso, andiamo alla ricerca del consenso, ma per impiegarlo per fare, per decidere, per incidere. E quindi è evidente che noi abbiamo deciso di scommettere su questo governo una parte del consenso che abbiamo conquistato negli anni. C'è chi con questa scelta è stato d'accordo e anzi l'ha sostenuta, chi l'ha compresa pur non condividendola ed è rimasto dentro, e chi, analfabeta politico, decide di uscirne perché pensa di trovare fortuna in altri partiti. E questo è quello che è successo alla consigliera Tozzi, che ha lasciato il gruppo della Lega. Allora Tozzi, vuole rispondere? A me? No, non ho capito che mi sarebbe successo. Diciamo, all'interno della Lega, sì. Dice Barabotti, c'è chi nella nuova forma, nella nuova pelle, la definisce della Lega, ha deciso, sì, di rimanerci, chi magari ha storto il naso ma c'è rimasto, chi analfabeta politico, mi pare dica, ha deciso di andarsene come Elisa Tozzi. Beh, insomma, analfabeta politico, insomma, mi sembra abbastanza, da parte, io più o meno ho fatto... Ci spieghi le motivazioni, al di là, sì, diciamo, no, della, ora, dell'appellativo, al di là della battuta, no? Sa, si parla con una persona che comunque qualcosa nella vita è riuscita a fare, perché... Ho una professione, non vivo di politica, né ho bisogno di fare, come dire, il dipendente regionale per avere il mio stipendio. Ho fatto 10 anni il consigliere comunale, quindi sul territorio, al pari di Massimiliano Pescini, che ha fatto il sindaco. Quindi ci siamo sempre stati e probabilmente forse una ripartenza dal basso è quello che servirebbe ai partiti. Io non faccio una scelta per cambiare casacca, non mi interessa minimamente. Io finisco il mio mandato in consiglio regionale, se riuscirò a far qualcosa in consiglio regionale per i cittadini toscani ne sarò contenta, altrimenti me ne torno serenamente e tranquillamente al mio lavoro. Discorso un altro, non è che la Lega cambia pelle, allora ci sono le scelte di chi resta o di chi va via. Il problema, Barabotti lo sa bene, è a monte di chi comunque continua a vedere il partito in un modo estremamente settario, che non riesce ad evolversi neppure nei contenuti, e basta vedere la forma di comunicazione che viene adottata su tematiche che in realtà meriterebbero ben altra attenzione e ben altro modo. Quello che dicevamo prima sui partiti. Ecco, basta analizzare la forma di comunicazione, cosa a cui ho accennato anche prima, per comprendere come oggi siamo di fronte a una situazione in cui tutto è uso e consumo. Manca elaborazione, manca costruzione, manca la fatica di mettersi seduti a una scrivania, iniziare ad aprire un libro, leggerlo, capirlo, confrontarsi e fare rete con chi magari ne sa più di te, senza avere la pretesa di essere onniscienti, e costruire proposte dal lavoro all'economia, all'ambiente, alla scuola. Questo si fa, a me hanno insegnato a far così, aprire un libro, studiare e cercare di contribuire a migliorare la società. Per me fare politica è questo e non è il cambio di casacca. Senta, però devo chiederle una cosa, sì, perché come dire, lei lascia la Lega, insomma, è al di là dei dissidi personali, le chiedo, nel centrodestra, lei oggi come lo vede in Toscana? C'è questa formula che lei diceva che non funziona, vale per tutto il centrodestra o vale soltanto per la Lega? Io devo dire la sincera verità, vedo che questa coalizione sta insieme in modo molto forzato, lo dico in modo onesto, ne parlo anche con altri colleghi, voglio vedere quanto riusciamo a durare. Perché quello che è successo a Roma non è un caso, cioè noi non assistiamo, perlomeno da quello che percepisco io, a un reale coordinamento nel centrodestra verso una visione politica globale della Toscana che sia alternativa a chi governa. Molto spesso, e lo si vede, è il partito che fa gara con l'altro della coalizione per intestarsi la mozione su un certo tema, e non funziona così. Cioè, poi non ci dobbiamo stupire se siamo qui stasera a dire ma i partiti sono in crisi, è evidente, perché non si parla di una visione globale, ma si parla del singolo tema, il singolo spot, il singolo video, il singolo comunicato, poi il giorno dopo se abbiamo 50 tavoli di crisi aperti su persone, centinaia di persone che perdono il lavoro, non gliene importa nulla a nessuno perché ci abbiamo messo il cappellino della mozione, così non funziona. Allarghiamo il campo, però voglio rimanere sullo stesso tema, poi ovviamente su questo voglio sentire anche Pescini e Rogari. Del Ghingaro, lei insomma ha una lunga militanza da sindaco, no? È partito da Capannori e ha fatto 10 anni lì, poi dopo a Viareggio e oggi al secondo mandato. Se non sbaglio, a Viareggio nel 2015 lei chiese di fare le primarie, insomma, e non le furono concesse, diciamo così, dal Partito Democratico, e quindi decise di candidarsi con le liste civiche, e poi sono quelle che l'hanno accompagnato anche nell'ultimo, nella rielezione, anche se questa volta invece appoggiato dal Partito Democratico. Insomma, è un rapporto un po' complicato quello che lei ha avuto con il PD. Ce lo racconti un pochino, soprattutto perché oggi i venti, no, dicono anche di nuove possibilità e nuove convergenze su nuove maggioranze, no? Forse il Quirinale ha un po' allontanato l'idea che il partito dovesse trovare nel Movimento 5 Stelle un alleato obbligatorio. Oggi si riguarda forse più al centro. Lei che ne pensa?
anche in Toscana, no? Rispetto a delle partite anche toscane. Ma io penso che quando Letta auspica il campo largo, questo campo largo va fatto. E quindi non bisogna escludere, ma bisogna includere con un'opera politica. Si parlava di dialogo, si parlava di condivisione, di ascolto, partecipazione. Credo che si debba ripartire di lì, che poi di fatto è semplicemente l'ABC della politica. Allora, nello scontro che c'è tra i partiti, che è inevitabile, si dimentica una parte fondamentale, cioè spesso si dimentica quella che viene definita in maniera impropria società civile, perché società civile, diciamo, è anche quella che partecipa ai partiti, però coloro che non sono iscritti e coloro che decidono autonomamente, diciamo, di formare liste civiche e di impegnarsi sul proprio territorio in particolari, diciamo così, progetti che hanno molto a che fare con la concretezza e poco con quella di cui si parlava prima, col processo, diciamo così, ideologico. Questo è successo nel 2015 a Viareggio. Io venivo da un'esperienza, il Partito Democratico è stato il mio primo partito, io sono stato iscritto per la prima volta ad un partito quando è nato il Partito Democratico. Ho fatto 5 anni da sindaco a Capannoli, iscritto al Partito Democratico, e quando sono andato a Viareggio ho chiesto di fare le primarie al mio partito, ovviamente secondo i canoni statutari. Mi è stato, come dire, impedito per motivi che non voglio qui tornare a rivangare, e quindi ho aggregato semplicemente delle liste civiche, 5 liste civiche che mi hanno accompagnato in questo percorso di offerta di un particolare programma al territorio. Viareggio era una situazione delicata, c'era un grande dissesto, andava rimesso in ordine, andava rilanciata la città, e queste liste civiche hanno creato di fatto la maggioranza. Io ho governato 5 anni a Viareggio dal 2015 al 2020 avendo all'opposizione tutto l'arco costituzionale, e cioè dal PD, sinistra, fino a Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega e quant'altro. E noi abbiamo governato per 5 anni con 5 liste civiche. Che vuol dire questo? Vuol dire che non bisogna disattendere le sollecitazioni che arrivano dai territori. Io lo vado dicendo e come dire, sottolineando da tanti anni. Perché? Perché i territori hanno a che fare con la sensibilità, con i nervi scoperti dei cittadini, e questi nervi scoperti vanno in qualche modo, come dire, incanalati in un percorso politico-amministrativo che permetta loro di attenuare il dolore, diciamo così. Si fermi un attimo. No, va bene. Ho capito, volevo girare questa considerazione, anche più citato, poi torno da lei del Gingarugi, che poi so che ci deve salutare. Questo però, come dire, Pescini, la sente un po', ovviamente da rappresentante del partito, no, glielo chiedo, la responsabilità di rischiare di perdere sensibilità, come quella ad esempio di Del Ghingaro, che è chiaramente un uomo, diciamo, di centro-sinistra, no, però che come dire, si trova il PD all'opposizione per qualche motivo. Questo è un po' un paradosso, no, in un certo senso. Io sono molto contento che nel 2020 si sia fatto un percorso diverso a Viareggio e siamo riusciti a sostenere Giorgio Del Ghingaro, che sta amministrando benissimo Viareggio. In realtà anche sul PNRR ho visto Viareggio è riuscita ad avere molti fondi partecipando ai bandi e pienamente sostenuto dal Partito Democratico. Quindi senz'altro noi nel 2015 abbiamo avuto delle problematiche. Io non ero allora, non voglio nemmeno giudicare chi, perché so quanto sia difficile fare il dirigente di un partito a livello locale, in qualunque ruolo tu abbia, quindi le situazioni vanno conosciute e non giudicate dall'esterno, no, in maniera sbagliata. So quello che è successo dal 2019-20 in poi. Io tra l'altro ero fino ad allora responsabile degli enti locali e sono stato nel PD della Toscana e sono stato insieme a un pezzo importante del gruppo dirigente del PD della Versilia e di Viareggio, sono stato pienamente convinto di dover fare un percorso complesso nel sostenere Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, che poi ha
vinto molto bene le Senta, le elezioni. Le chiedo solo una cosa rapidissima, perché poi tutto questo come si attualizza sulle partite? Ci sono, insomma, noi, si voterà nel 2022, voteranno a Pistoia, voteranno Lucca, sono territori importanti, no? Sono città importanti, Carrara, ce ne sono altre. La squadra, come dire, è cambiato qualcosa rispetto a quello a cui si era arrivati prima, dopo, con l'elezione al Quirinale, tutto ciò che abbiamo raccontato rispetto ai partiti? Ad esempio a Lucca sono state fatte delle primarie, no? C'era è uscito Raspini, se non sbaglio, il nome del vostro candidato, diciamo così. Cambia qualcosa rispetto a due settimane fa? Il Partito Democratico di Lucca insieme a un pezzo di centrosinistra, poi ovviamente noi siamo sempre per cercare il dialogo con tutti. Io lo dico sempre, il Partito Democratico è più forte dove riesce a allargare il più possibile, naturalmente nei limiti delle possibilità di quel luogo. Il Partito Democratico ha fatto delle primarie, mi pare poco prima di Natale, è stato deciso dagli elettori e quindi da coloro che hanno partecipato alle primarie di Lucca che il candidato sia Francesco Raspini, che è un amministratore importante uh-huh. della città di Lucca, attualmente amministrata dal centro-sinistra, e il Partito Democratico sta cercando lì, lo raccontano bene anche coloro che, anche con me in Consiglio regionale, rappresentano quella realtà, sta cercando lì di dialogare con tutti i pezzi di società civile e politica possibile. Senta Rogari, rapidamente, proprio in un minuto, perché poi voglio risentire del Ghingaro, che idea si è fatto? Perché qui noi abbiamo messo sul piatto, diciamo, due situazioni peculiari, se volete, quella di Tozzi e quella di Del Ghingaro, però che sono anche paradigmatiche di sensibilità che non riescono a trovare casa in partiti, insomma, nei partiti che forse hanno alcuni dei problemi che dicevamo inizialmente. No? Lei che idea si è fatto? Ma gli amministratori locali hanno una sensibilità nei confronti del territorio, dei cittadini, che le gerarchie, chiamiamole così, tra virgolette, tradizionali dei partiti non hanno o hanno molto meno. Ecco, Del Ghingaro è uno di quei sindaci di cui parlava Mattarella, cioè quelli che affiancandoli ai sanitari, affiancandoli ai medici, cioè di quelli che si sono visti catapultati in una emergenza assolutamente imprevista e imprevedibile e hanno dovuto fronteggiarla, e questo come insieme a tanti altri amministratori locali. Queste sono le leve che possono fare riavvicinare i cittadini alla politica, cioè il cittadino deve capire quanto è difficile fare l'amministratore locale, quanto si rischia e quanto è poco remunerativo sotto tutti i profili, ecco, e quindi come si è esposti continuamente ad attacchi, a reprimende, anche a rischi di carattere giudiziario. L'abbiamo visto con alcuni sindaci fiorentini che purtroppo sono dovuti confrontare con realtà giudiziali assolutamente lunari. Però questo, se i cittadini capiscono questo, ma credo che siano gli amministratori locali che lo possono fare più che gli organi di partito, se i cittadini capiscono questo poi si riavvicinano alla politica. Senta Del Ghingaro, voglio chiederle una cosa e poi la lasciamo andare. Insomma, ci siamo promessi, come dire, prima della puntata, e non le avrei fatto domande direttamente su Lucca, però le chiedo questo, perché ci sono delle forze, no, che sono anche, insomma, da una parte, diciamo chiaramente, Forza Italia, dall'altra Italia Viva, forse anche una parte del Partito Democratico che vorrebbe candidarla a Lucca. Io non le chiedo questo, però le chiedo dal suo punto di vista la logica del centro-sinistra, o se vuole del Partito Democratico, visto che è comunque un partito di cui ha avuto la tessera e che è vicino a lei, sono cambiate rispetto appunto a un'alleanza programmatica nel Movimento 5 Stelle, che però non sta insieme molto, o almeno molto difficilmente, rispetto a quella di Italia Viva. Insomma, il centro-sinistra, secondo lei, il Partito Democratico oggi deve guardare di più al centro o deve guardare e di più dall'altra parte, dove comunque c'è una grande incognita, visto che ci sono correnti che animano quel movimento che finora non hanno chiarito dove andrà, diciamo così? Ma guardi, io credo che nel caso specifico, naturalmente, nel caso lucchese, si sono fatte delle primarie a dicembre, e io parto dal concetto che chi mette la faccia fa le primarie è da, semplicemente da stimare, perché è assolutamente cosa positiva. Io penso sommessamente che la ricerca del dialogo con le altre forze
centriste, il PD doveva farlo prima di fare le primarie e doveva cercare di coinvolgere nelle primarie anche le altre forze politiche e gli altri pezzi, definiamoli così, di società civile. Perché di fatto è venuto fuori che queste sono state primarie del Partito Democratico e non del centro-sinistra, come erroneamente si dice, e non a caso diversi partiti del centro-sinistra hanno manifestato proprio questo disagio. Ecco, farlo dopo mi sembra sinceramente un po' arrogante e quindi diventa difficile poi coalizzare altre forze intorno a un progetto politico importante per la città di Lucca. Io penso questo, che non sia utile e necessario guardare solo da una parte. L'esperienza che sono fatto sul campo, ormai sono 17 anni che faccio il sindaco, su due territori completamente diversi, mi porta a dire che è necessario che ci sia un'offerta politica seria e un'offerta politica concreta. Se c'è un'offerta politica seria, un'offerta politica concreta, quelli che una volta venivano definiti programmi, ormai i programmi sui territori si chiamano semplicemente fatti. Bene, se c'è un'offerta di questo genere, si aggrega non solo il centro, non solo la sinistra, ma si aggrega una parte del 5 Stelle e quant'altro. Pensate che sull'ambiente, se non vado errato nel lontano 2008, io fui invitato da Beppe Grillo al Mandela Forum a portare l'esperienza Rifiuti Zero. Era un'esperienza che avevamo come dire, inventato sul comune di Capanna. Ecco, come vedete, cioè, eppure io ero un sindaco iscritto al Partito Democratico, eppure fui invitato a parlare da quello che allora era il prodromo dei 5 Stelle. Quindi ecco, a me interessa, credo, che ci sia una trasversalità sui territori, e quella che ho perseguito in questi anni e sto perseguendo ancora, che non è una trasversalità partitica, ma è una trasversalità di idee, di progetti e di programmi. Così. È chiaro, è chiaro. Allora, grazie mille a Giorgio Del Ghingaro, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Ovviamente, poi, come dire, se un giorno deciderà anche di rispondere ai venti che arrivano da Lucca, magari lo faccio attraverso i nostri canali, ci fa molto piacere. Grazie mille però per essere stato con noi. Saluto Giorgio Del Ghingaro, voglio chiedere solo una battuta velocissima a Piscine, poi andiamo in pubblicità, tanto recuperiamo subito dopo. Le primarie sono un meccanismo automatico, devono diventare un meccanismo automatico secondo lei oppure no? Cioè, nel senso, quando è che si fanno e a volte non si devono fare? Le primarie sono una scelta dei territori quando ci sono situazioni per le quali le condizioni sussistono. Io ho seguito nei due anni in cui ho avuto la responsabilità degli enti locali, poi ho anche fatto il sindaco, quindi so un po' come funziona il mondo degli enti locali, dei comuni, e avendo seguito più di 200 comuni, non c'è mai una ricetta predefinita. Si devono, grazie a Dio, il Partito Democratico ha comunque una gamma di possibilità che gli vengono dall'intuizione, diciamolo pure, di Walter Veltroni nel 2008, e che era però ben 2007-2008, che era già preparata da le primarie già venivano utilizzate dal centro-sinistra. Io credo sia una formula, quando utilizzate, che può esprimere tante potenzialità, se utilizzate bene. Non le mitizzo, perché possono anche essere invece un fattore di divisione o un fattore di chiusura rispetto alla società. Questo lo si valuta bene soltanto nei territori, e nemmeno dire, ritengo sbagliata la scelta poi magari in una coalizione o in un partito di una candidata o di un candidato quando ci sono le condizioni, perché spesso questo significa, se non è un'imposizione, che c'è stato un processo per cui quella persona è talmente autorevole, capace di tenere insieme tutte le forze, che è inutile fare primarie. Quindi su quello io abbiamo vinto e anche perso con tutti questi sistemi. Devo dire che quando li abbiamo applicati bene, in Toscana, grazie a Dio, abbiamo vinto tantissimi comuni, il lavoro paga quello sul territorio. Speriamo qualunque per voi di trovarvi, Giorgio Del Ghingaro, in competizione, diciamo, per Lucca, che sarebbe, insomma, è comunque una personalità forte, no? Sì.
senz'altro, una personalità che sta facendo il sindaco di Viareggio appoggiato dal Partito Democratico. Solo una battuta velocissima, Tozzi, primarie sì. Centrodestra sarebbe una bella novità secondo lei? Io personalmente le avrei da sempre sostenute, però la mia come se è una voce fuori dal coro, mettiamola così, io sono molto atipica, però sicuramente insomma... A perché volte no? Servirebbe e sicuramente è importante una ripartenza dal basso, mi sembra che stasera sia sì, emerso sì, abbastanza. Stia emergendo e più o meno tutti convergiamo verso questa conclusione. Intanto le ridò la parola subito dopo, tra pochissimo vi dico sentiremo anche Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che è tornato da Roma proprio in queste ore, insomma dopo il giuramento di Mattarella, sentiremo anche Gianluca Tenti, collega giornalista, ci dà un altro punto di vista sul centrodestra e non solo. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo, restate con noi. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Primi sintomi influenzali? Raffreddore? Sì! Vivin C con vitamina C per le difese immunitarie agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli ECI e Menarini. Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. La vostra spesa quotidiana dai rincari. Più di 200 prodotti Coop a prezzi protetti. La Coop sei tu. Abbiamo chiesto ad alcune persone come si trovano da Dental Factor. Ma ad esempio io qua non ho mai aspettato. Devo dire che le cure e gli interventi relativi sono poco invasivi. Cosa ti piace di più? Che ci si possa andare tutti e sia da tutte le parti. Per tutto questo non serve un supereroe, ma specialisti e tecnologie all'avanguardia. Per noi dietro ogni sorriso c'è sempre una persona. Buonasera, bentornati in studio. Allora, come promesso, abbiamo in collegamento il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, uno dei tre delegati toscani per l'elezione del Presidente della Repubblica. Lo saluto e lo ringrazio. Intanto, buonasera Mazzeo, grazie per essere con noi, appena tornato da Roma, diciamo così. Grazie. Buonasera a lei, buonasera ai vostri telespettatori e un saluto a tutti gli ospiti. Allora, le voglio dare subito la parola per sentire insomma, l'umore no, anche del Parlamento, però facciamo così, passiamo da un passaggio di Mattarella, è il numero 4 perché lo ricordava prima Pescini, la parola dignità è stata una delle parole più utilizzate nel discorso di Mattarella insieme a urgenza, che è stata un'altra parola molto utilizzata, alcune urgenze del nostro paese, però per quanto riguarda la dignità, insomma anche uno dei pochi nomi e cognomi che Mattarella ha fatto erano in un passaggio molto importante sulle morti sul lavoro, sentiamo. Le morti sul lavoro feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli. Ricordiamo tutti che era entrato in fabbrica
per un progetto Scuola Lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere del nostro Paese. Dignità e opporsi al razzismo e all'antisemitismo, aggressioni intollerabili non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza fisica o verbale, ma alla coscienza di ognuno di noi. Dignità è impedire la violenza sulle donne, piaga profonda, inaccettabile, che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio. La nostra dignità è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti dignità umana agli altri. È anzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere senza tregua la tratta e la schiavitù degli esseri umani. Questo era un estratto, ovviamente abbiamo, come dire, condensato, no, le parole di Mattarella, però Mazzeo, mi dica un po' il suo termometro, insomma, che cosa ha provato dopo una lunga settimana, diciamo così, che è piuttosto complicata, ne abbiamo già parlato, per i partiti, e poi oggi però il momento solenne, no, del giuramento di Mattarella. L'emozione è tanta specialmente per chi come me ha la prima esperienza, e devo dire che questi giorni, i giorni in cui con fatica siamo arrivati a scegliere il Presidente della Repubblica, a chiedere al Presidente Mattarella di essere, di mettersi a disposizione nuovamente del Paese, io ho notato due questioni. La prima, noi ci ritroviamo in un Parlamento che nelle condizioni date non sarebbe stato in grado di scegliere nessun altro presidente, lo dico dal primo giorno in cui ho avuto l'opportunità di partecipare ai lavori congiunti del Parlamento, della Camera, del Senato e dei delegati dei regionali, che non fosse il presidente Mattarella. Troppi veti e controveti, i partiti politici pensavano più a come essere loro i vincitori piuttosto che a offrire al Paese una figura di garanzia dall'alto profilo morale che sapesse rappresentare i bisogni e le istanze dei cittadini. E oggi, dopo aver ascoltato il discorso del presidente Mattarella, non posso che essere ancora più convinto di quella scelta. Oggi il presidente Mattarella, in un intervento dall'alto profilo politico, è riuscito a usare parole che arrivavano al cuore degli italiani. Ha parlato alla nazione, ha parlato alle donne e agli uomini di questo paese, ha parlato a chi sta soffrendo, ha parlato a chi si è messo a disposizione togliendo il tempo alla propria famiglia pur di salvare vite umane, come i tanti medici, gli infermieri, il personale sanitario. Ha mandato dei messaggi molto chiari alla politica, la necessità di doversi riformare, alla magistratura, che deve anche lei riformarsi se vuole fare in modo che questo paese possa correre più velocemente. Ha mandato un messaggio molto forte, utilizzando per 18 volte la parola dignità, e lo ha mandato a ciascuno di noi. Ho visto in studio i colleghi Pescini e Tozzi, a ognuno di noi ha mandato questo messaggio, il messaggio che l'impegno in qualunque assemblea legislativa si faccia parte, che sia il Parlamento o un Consiglio regionale, è quello sempre di costruire norme, leggi che porgano al centro il cittadino e permettano di migliorare la propria vita. E ci ha detto anche di farlo in fretta, detto di farlo in fretta e di non essere mai indifferenti, di non girarsi mai dall'altra parte, perché quando parlava della dignità delle donne che sono violentate, piuttosto di un ragazzo che perde il lavoro o di chi purtroppo, come Lorenzo, ha perso la vita in un momento di scambio scuola-lavoro, ognuno di noi si deve porre delle domande, deve cercare di normare, di costruire leggi che permettano che quello che è accaduto non accada più. La responsabilità è grande. Sì, senta Mazzeo, le voglio chiedere una cosa rapidissima, poi la lasciamo, insomma, visto che è tornato proprio ora, insomma, da Roma. Che sentimento c'è invece dal suo punto di vista per quanto riguarda i partiti? Così ritorniamo sul discorso che stavamo facendo. Almeno a livello nazionale c'è un grande fermento, no, che riguarda il centrodestra con la leadership tra Meloni e Salvini. Insomma, Salvini poi ha lanciato il Partito Repubblicano, lo diciamo per chi ci ascolta da casa, magari non segue ogni velina, no, che esce su questo.
questo ha lanciato l'idea del Partito Repubblicano, poco raccolto mi pare da Forza Italia e anche dalla Meloni, che invece insomma sembra andare alla sfida. Per quanto riguarda invece il centro-sinistra, forse pace ritrovata più con Italia Viva che con un Movimento 5 Stelle diviso tra almeno due anime, quelle di Conte e di Di Maio. Insomma, come lo vede, visto che Mattarella ha parlato molto di unità, si diceva in apertura di trasmissione, in realtà il rischio è che sia una grande campagna elettorale molto lunga da qui insomma, a un anno e mezzo. Io penso prima di tutto che bisogna sostenere il governo Draghi con grande forza, tutte le forze politiche di quella che è l'attuale maggioranza, senza pensare da ora alla campagna elettorale, perché abbiamo la necessità di completare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo la necessità di lavorare perché si esca fuori da questa terribile pandemia. Poi dopo l'estate, alla fine del prossimo anno, potremo far partire la campagna elettorale. Quello che però si evince è evidente agli occhi di tutti, oggi non ci sono più coalizioni, cioè le coalizioni stanno insieme soltanto perché c'è un sistema elettorale, che è quello vigente, che le tiene insieme per cercare di vincere i collegi uninominali, altrimenti le differenze che ci sono tra la Lega e Fratelli d'Italia si vedono dovunque, ogni giorno, in ogni modo, e lo stesso anche con Forza Italia. E non di meno nel campo del centro-sinistra le differenze si sono viste, cioè il passaggio in cui ad un certo punto nella scelta del Presidente della Repubblica Conte aveva dato la disponibilità, aveva spinto anche Letta ad arrivare a una candidatura come quella della Belloni, che era il capo dei servizi, è il capo dei servizi segreti, ecco, pone ancora a ripensare che in atto e c'è un rimescolamento generale, per cui io penso che a un certo punto bisogna anche ragionare, non è la priorità dei cittadini la legge elettorale, ma bisogna anche ripensare la legge elettorale, perché solo in quel modo è possibile che ogni partito riprenda forte la propria identità, cercando di costruire una norma che permetta poi, dopo le elezioni, di rimettersi insieme e governare il paese, senza bisogno di costruire finte coalizioni come quelle che ci sono oggi. Sì. Grazie mille Antonio Mazzeo, grazie davvero per essere stato noi, grazie, aspettiamo a voi, presto in studio. Un saluto a tutti. Buon lavoro. Grazie. Allora, il passaggio sulla legge elettorale mi piacerebbe farlo, ma rischiamo di perdere l'audience, perché non è un tema molto sentito, però me lo faccio a lei proprio, magari un accenno, un minuto sulla legge elettorale, perché tanto rischiamo, se non ho capito male, il paradosso potrebbe essere che avendo rieletto un Presidente della Repubblica che è stato l'artefice di una legge elettorale comunque di stampo maggioritario, poi si vada a fare una legge elettorale invece molto proporzionale, perché mi sembra molto difficile trovare una sintesi, no, tra i partiti che possano mettersi insieme e arrivare a fare una legge appunto di tipo maggioritario. Sì, ma per riecheggiare il politologo Giovanni Sartori, mio maestro negli anni d'università, il Mattarellum non aveva fallito, esatto. Mattarellum aveva avviato un processo, diciamo, di scomposizione in due poli tendenziali che si potevano alternare alla guida del paese. Il Rosatellum ha fallito, perché se noi risaliamo al 18 vediamo che il Rosatellum cosa ha prodotto? Ha prodotto una coalizione a destra che il giorno dopo le elezioni si è spaccata, perché un partito si è messo d'accordo con un altro partito che non si sapeva se era di destra, se era di sinistra, comunque era accumulato da un approccio populistico alla gestione degli affari correnti. E quindi sul terreno del populismo questo partito squalizzato della destra ha abbandonato gli alleati della destra in sede elettorale, nei collegi uninominali, per poi associarsi ed è partito il Conte 1. Ecco, allora, noi arriviamo a fine legislatura con un Rosatellum fallito, non con un Rosatellum che in qualche modo ha stabilizzato cosa il sistema. Aspettarci? E quindi il cambiamento del Rosatellum mi pare un percorso più o meno obbligato. Allora, che poi il dopo sia meglio del prima, questo è tutto da vedere. Do il benvenuto anche, grazie mille per essere con noi, Gianluca Tenti. Ciao Gianluca, ti abbiamo strappato a Buonasera. Sanremo, insomma, diciamo così. Grazie per essere con noi. Ti do subito la parola, volevo fare un passaggio con Elisa Tozzi.
abbiamo parlato un po' delle dinamiche anche locali, mi dica soltanto una cosa, sì. Nel centrodestra a questo punto, della contesa, anche della leadership, che poi sarebbe anche una cosa naturale, no? In una coalizione che presenta più forze anche diverse, chi cresce e chi scende, diciamo così, perché comunque il Consiglio federale della Lega ha ridato il mandato completo a Matteo Salvini, pochi giorni dopo insomma, la decisione su Mattarella, però mi pare che tra i governatori, lo stesso Giorgetti, insomma, ci siano un po' di scricchioli, e dai primi sondaggi che sono usciti, mentre la Meloni guadagna in quanto a coerenza, Salvini sembra perdere, lei come la vede? Ma allora, Fratelli d'Italia è chiaro che guadagna perché comunque ha mantenuto in questo momento una posizione di coerenza e soprattutto perché naturalmente incanala tutto quello che è una pancia forte di risentimento, di malcontento che trova il suo sfogo in quel partito, che credo dovrà fare comunque un percorso di costruzione se, come dire, da partito di opposizione vuole ambire ad arrivare al governo. La Lega, che dire, io l'ho già detto prima, la differenza rispetto a ciò che accade al Nord è che al Nord ci sono una serie di ottimi amministratori, quindi la questione territorio, la questione buona amministrazione è forte e che non hanno nulla a che spartire quasi con ciò che invece accade in altri territori, dove la Lega non è stata capace di affermarsi con altrettanta nettezza con persone anche autorevoli, penso a Fedriga, Zaia, che sono governatori e persone che amministrano e che sono anche autorevoli nel loro amministrare. Tutto quello che sta nascendo poi nell'ambito di Forza Italia, questo centro di cui si parla tanto, questo lo vedremo prossimamente. Sono dinamiche molto particolari, dinamiche che naturalmente sono tutte all'interno della politica. Difficile sarà, secondo me, trovare la sintesi su programmi, su contenuti, anche sulla stessa leadership, perché noi perdiamo sempre di vista, anche il dibattito politico e la comunicazione si incentrano sempre, no? Sullo scontro tra i leader, sui personalismi. Nessuno parla mai, e lo ridico ancora, di quello che è invece il contenuto, il programma. Sì. Cioè quello che dice il presidente Mattarella, cercate di governare, di farlo bene, di farlo velocemente, l'economia, il lavoro, la ripartenza, sono questioni, cioè sono dinamiche che vanno veloce, mentre la politica ancora è ferma in questo momento ad analizzare come mai succede questo o quest'altro e siamo fermi, noi in Regione Toscana siamo stati fermi 5 giorni, il presidente Mazzeo, il presidente Gianni erano a Roma, quindi formalmente poi ovviamente non è così, c'è la macchina amministrativa, ma è chiaro. È un dato diciamo, da poco. Il momento era comunque uno di quelli importanti, cioè, però, molto ogni insomma, 7 anni. Diciamo, insomma, in quei 5 giorni i vertici della regione. Senti Gianluca, dimmi anche un po' la tua, visto che lo ha chiamato in causa, io insomma per una volta, visto che ne parliamo sempre, avevo cercato di starci alla larga, ma Elisa Tozzi ha parlato del grande centro nascente, che potrebbe nascere, o che dovrebbe nascere, no? Che poi tutti guardano insomma come possibili alleati, o soprattutto ci guarda un Partito Democratico che forse oggi almeno forte l'asse con il Movimento 5 Stelle, te come la vedi e soprattutto che cosa succederà in quell'area, diciamo? Ma diciamo che secondo un vecchio modo di dire moriremo tutti democristiani, cioè abbiamo visto anche in questa tornata e non a caso Mattarella è un'espressione di quel mondo e abbiamo visto poi convergere tutta una serie di interessi attorno al centro di gravità permanente, se mi passi la battuta, che interessa entrambi gli schieramenti. Adesso il PD ha bisogno sicuramente di dare un segnale e quindi deve guardare a un'area dove Renzi naviga abbastanza bene, si parla di percentuali basse, ma insomma quella è la fetta che è uscita dal PD e quindi è una carenza nel partito guidato da Enrico Letta. Per quanto riguarda il centrodestra, appare evidente che le forze diciamo più legate al centro, cioè quelle berlusconiane, rimangono l'unico collante possibile di una coalizione che altrimenti, come si vede al di là dei personalismi, dalla visione di Salvini rispetto a quella della Meloni, non sta insieme, cioè non c'è proprio collante, quindi è ovvio che tutto quello che succede da qui a un anno, tempo delle elezioni, si giocherà essenzialmente al centro. Le posizioni altrimenti sono abbastanza nitide.
Senta Piscini, la riflessione è quella di Gianluca Tenti. Il Partito Democratico deve battere un colpo oppure può aspettare sulla riva del fiume a vedere insomma chi passerà sul fiume? Perché da una parte c'è il Movimento 5 Stelle diviso appunto in due anime, comunque anche se non era un'alleanza scritta e diciamo decisa e ufficializzata, erano comunque, ci sono state al di là di alcune peculiari sfide nei territori, c'era comunque una vicinanza di massima tra Letta e Conte. Oggi cosa succederà? Dall'altra parte, appunto, mi sembra che con Italia Viva, comunque, che tra l'altro in regione, come dire, è in maggioranza, ad esempio, in consiglio regionale si sia rinsaldato anche un rapporto. Attenderete per capire cosa succederà da una parte al centro, da un'altra al Movimento 5 Stelle, o pensate di poter determinare questa partita? No, guardi, dico solo una cosa velocissima rispetto a quella di Teresa Tozzi. Noi abbiamo fatto anche il consiglio regionale per difendere il lavoro, sì, di tutti noi in quella settimana, quindi abbiamo lavorato, diciamo, perché poi alla fine questo lavoro è un'attività complessa, sì, da tanti punti di vista, come ricordava Teresa Tozzi. Vengo alla sua domanda. Il Partito Democratico non è fermo, non può essere fermo. Il Partito Democratico ha fatto una scelta che secondo me oggi viene declinata ancora meglio dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Se si parla di campo largo, si può parlare di alleanza larga, al di là di come sarà la nuova legge elettorale, anch'io penso, che l'ha detto anche il Presidente Mattarella, dovete riformare la politica, c'era dentro anche la legge, sì, elettorale. Però quella è una prerogativa del Parlamento, se verrà riformata in senso proporzionale. Oggi c'era un articolo molto interessante su Solo 24 Ore in cui poneva, mi pare la sua collega Emilia Patta, poneva tre ipotesi che secondo me sono quelle che vanno per la maggiore. Non è detto sia un proporzionale alla tedesca, può essere anche un sistema come erano i vecchi collegi provinciali, diciamo delle vecchie elezioni provinciali, può essere, insomma, il Parlamento ci stanno discutendo seriamente, ma al di là di come sarà la legge elettorale, il campo del PD è inevitabilmente il campo che va dalle forze più riformiste e centrali, e quindi Italia Viva, Calenda, Più Europa, alle forze ambientaliste che ci sono, anche se non sono forti come in altri paesi, alle forze di sinistra, al Movimento 5 Stelle. Cioè, per noi questo è inevitabile se si vuole fare un'alleanza larga e credibile per governare il paese. Poi, ovviamente, se ci sarà un proporzionale, si faranno le alleanze in base anche ai risultati elettorali in Parlamento. Quindi che determineranno la composizione del Parlamento. Noi oggi stiamo governando in un governo di larga coalizione, però il perimetro classico del centro-sinistra, per come lo intende il Partito Democratico, ancora di più dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, non può essere stravio, guardare da una parte o guardare solo dall'altra, deve essere a 360 gradi, altrimenti il PD che ruolo ha? Tant'è vero che il PD, diciamo, che coltiva ancora la vocazione di essere la forza maggiore del centro-sinistra, è più forte, l'ho detto anche prima, quando nei territori, come a livello nazionale, come a livello regionale, quando fa le alleanze più larghe. Noi abbiamo avuto un grande successo, ad esempio in Regione Toscana come partito, avendo fatto un'alleanza che aveva 6 liste e 18 partiti che, tra piccoli e grandi, che ci davano, che davano una mano, escluso il Movimento 5 Stelle, che in quel caso, nonostante il tentativo di dialogo nostro, ha preferito stare all'opposizione. Torna tutto, Gianluca, insomma ti torna il ragionamento di Piscini? Sì, sicuramente, voglio dire, è ovvio che rispetto alla settimana che ha preceduto l'elezione, quindi la conferma, diciamo, di Mattarella, il cerino lo aveva in mano il centrodestra, lo ha giocato molto male, in maniera sguaiata, voglio ricordare, perché non si mette in campo il Presidente del Senato in quella maniera, piuttosto che appoggiare una linea condivisa tra Letta e Conte che riguardava la Belloni come se si trattasse di nomi così del calcio mercato. Cioè, qui c'è una sorta di mancanza di cultura e di conoscenza, di conseguenza, di quelle che sono le regole del gioco. Cioè, ci sono ruoli troppo delicati, prima di metterli in campo bisogna fare delle verifiche. Lo abbiamo visto nella settima votazione, quando ormai era chiaro che tutti stavano convergendo su Mattarella, e poi comunque c'è stata una conta prima di arrivare all'incoronazione, se mi passate il termine, all'ottava. Quindi la cautela è quella che serve, e dal punto di vista politico il PD, che non a caso nei sondaggi viene penalizzato, almeno in quelli pubblicati recentemente dopo l'elezione di Mattarella, meno della Lega ovviamente penalizzato, ma
penalizzato comunque, deve recuperare il ruolo di leadership in un'area dove, come giustamente Pesci ricordava, i 5 Stelle ormai sono in fase disgregante, quindi lì va fatta la campagna elettorale nel vero senso della parola. Sì, è assolutamente così. E va bene, allora noi ci dobbiamo fermare. C'eravamo tanto amati, il titolo che avevamo messo, ma di fatto abbiamo parlato di partiti che sono oggi in qualche modo a cercare di capire chi è il leader e dove andremo. Il Movimento 5 Stelle, il centrodestra ovviamente con tutte le sue anime all'interno, anche il Partito Democratico forse, che insomma in quanto a sensibilità diverse e correnti non si fa mai mancare niente. Io farei così però, per salutarci, vi farei sentire l'ultimo estratto, insomma, di Mattarella, che poi ha ricordato giustamente in chiusura anche la figura di David Sassoli, visto che nella parola che ricorre, quella della speranza in chiusura di Mattarella, mi fa piacere sia lui come dire, a chiudere questa puntata. Fatemi ringraziare però Elisa Tozzi, che è stata con noi, grazie mille dall'altra parte a Massimiliano Pescini e Sandro Rogari, grazie per aver partecipato, grazie mille a Gianluca Tenti per essere stato con noi, insomma, anche in questo scampolo di puntata, grazie Gianluca. E grazie a tutti per averci seguito da casa. Terminiamo qui e in ultimo le parole di Mattarella. Grazie. Auguri alla nostra speranza, sono state sue ultime parole in pubblico, dopo aver appena detto la speranza siamo noi. Ecco, noi insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l'Italia.